Amici, buonasera. 31 luglio 2015 è il numero zero della rubrica Il Quesito. Noi abbiamo ricevuto un mandato da parte dei cittadini di Saviano, che è quello di poter porre agli amministratori delle domande che si fanno in genere nei bar, ma che invece devono essere indirizzate a chi invece dovrebbe poi rispondere. Noi a questo quesito abbiamo dato un leitmotiv, che è questo: i volesse una risposta fatta apposta, non che fosse una supposta là tomarrosa. E questo dovrebbe essere anche il giuramento che chi viene qui a rispondere deve assumere, dare una risposta precisa che sia anche verità. Questo numero zero è caratterizzato dalla presenza in studio del dottor Antonio Ambrosino, vice sindaco del comune di Saviano, che è qui al mio fianco. Noi abbiamo ricevuto tramite la mail, che servirà a tutti gli altri per porre le domande, che è il quesito @libero.it, che noterete anche sul cartellone sullo sfondo, dove poter porre queste domande che noi periodicamente andremo poi a fare ai nostri amministratori. Allora, buonasera a tutti. Io ho accolto favorevolmente l'invito di partecipare alla rubrica settimanale, ma per vari motivi. Uno dei tanti è quello là che mi preme dirlo, è che credo che sia giusto e doveroso informare i cittadini sulle attività dell'amministrazione comunale e non coinvolgerli solo durante le campagne elettorali. Ecco Patrizio, prima di entrare nel vivo della rubrica settimanale vorrei fare un excursus generale un pochino delle attività amministrative che sono in cantiere. Ed è giusto ed è doveroso toccare un problema che attanaglia la maggior parte delle realtà locali presenti diciamo in Campania. Il taglio di trasferimenti, i continui, la mancanza di fondi e di risorse per dare risposte alle esigenze dei cittadini. Ecco, oggi uno dei problemi che gravano sulle amministrazioni sono, diciamo, le politiche sociali, la mancanza di fondi, l'opportunità di avere un lavoro, perché oggi non avere un lavoro significa non esprimere se stessi, non poter contribuire al rilancio dell'azione amministrativa. Ecco, e per questo io credo che la politica a tutti i livelli dovrebbe essere presente su queste tematiche. Infatti, parlando, diciamo, di queste tematiche sensibili, proprio ieri con l'ausilio del dottor Corcione sul sito del comune di Saviano è stato pubblicato un avviso pubblico riguardante il lavoro occasionale dei voucher formativi. Io invito tutti ad andare sul sito, a scaricare tutta la documentazione e partecipare entro il 19 agosto presentando tutte la modulistica presso l'ufficio protocollo. Se qualcuno ha difficoltà nella compilazione della domanda può rivolgersi lo stesso all'ufficio politica sociale del comune e in modo tale da effettuare quante più domande è possibile. Andando avanti, l'excursus generale è che il comune negli ultimi mesi ha approvato la clausola sociale, cioè ovvero che tutte le aziende che partecipano a dei bandi di gara aggiudicatari di lavori dovranno prendere manodopera maestranze locali. Poi è stato fatto un protocollo con l'ordine degli ingegneri per dare la possibilità ai giovani ingegneri di fare attività formativa presso l'ufficio tecnico comunale. Poi abbiamo dei lavori in cantiere, tra i tanti abbiamo il lavoro di efficientamento energetico dell'istituto comprensivo Antonio Ciccone, abbiamo il wifi del comune di Saviano che è presente in piazzale Enrico De Nicola, nella villa comunale, nella piazza 11 agosto e a breve verrà esteso in altre località. Poi in cantiere abbiamo un progetto di sicurezza stradale che fa parte del programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di circa 170.000 euro e questo qua, diciamo, serve a migliorare la percorribilità pedonale dei cittadini. Poi in cantiere in settimana verrà pubblicata la determina di aggiudicazione provvisoria dei lavori di accelerazione della spesa ai fondi strutturali POR FESR 2007-2013 che riguardano la sistemazione e l'adeguamento della rete fognaria cittadina, tra virgolette gli allagamenti.
Poi, come avete ben notato, ben visto, lungo su tutto il territorio si sta attuando, diciamo, i lavori di adeguamento delle strade cittadine. E siamo a breve, il primo lotto è quasi, sarà quasi per terminare, e inizierà subito il secondo lotto che riguarderà i lavori del centro. Non ultimo, in piazzetta, come potete notare, stiamo realizzando con l'ausilio della Gori, attraverso dei fondi provinciali, la Casa dell'Acqua, che lo scopo, l'obiettivo di questa Casa dell'Acqua è quella della riduzione delle bottigline di plastica e dei rifiuti provenienti dall'acquisto dell'acqua. Però purtroppo c'è qualche, diciamo, criminale sociale che probabilmente usa come Vespasiano e per motivi fisici personale la sta cambiando destinazione, diciamo, d'uso. Sì. È sempre idrica la funzione. Non ultimo, a breve termineremo anche il primo lotto dei lavori della piscina comunale e subito partiremo con il secondo. Nell'arco di un anno i sarianesi avranno a disposizione la piscina comunale. Qualche settimana fa abbiamo approvato il progetto esecutivo del campetto della struttura sportiva di Fressuriello, un ammodernamento, diciamo, globale dell'intero complesso sportivo. Ecco, questi temi saranno poi oggetto trattati. In ogni puntata avremo l'approfondimento di ogni singolo punto. Sì, perché io ho fatto, diciamo, un excursus generale degli ultimi mesi amministrativi. Ovviamente successivamente, se ci saranno anche altre domande, potremo anche dedicare ogni singola puntata della rubrica su queste tematiche. E quindi colgo l'occasione per ricordare agli amici che c'è la mail che potete usare, che è quella che vedete sullo sfondo, ed è ilquesito@libero.it. Entriamo nel clou della trasmissione, che è fondante, il quesito. Primo quesito che abbiamo oggi sul nostro tavolo è questo, ed è diretto al vice sindaco. Caro vice sindaco, come mai ha nominato suo padre nella commissione edilizia? Non crede ci sia un conflitto di interessi? Allora Patrizio, per la questione commissione edilizia io credo di non essere in conflitto di interessi per un semplice motivo, perché, diciamo, la commissione edilizia non è stata nominata dal sottoscritto, in quanto noi avevamo un regolamento che prevede che la commissione sia fatta da membri di diritti. Non sto qua ad elencare, ho portato la delibera di consiglio, che è la delibera di nomina, che è la 36 del 18-10 del 2012, e tra l'altro tra questi membri di diritto ce n'erano anche alcuni elettivi. Ovviamente i membri, l'ufficio tecnico doveva chiedere agli ordini degli architetti, degli ingegneri e dei geologi delle terne di nomi, di figure professionali presenti sul territorio. Ovviamente, tra mio padre essendo architetto, l'ordine degli architetti inviò la terna al comune di Seviano e c'era il nome di mio padre. E il consiglio comunale, ad unanimità, l'intero consiglio comunale, scelse di nominare l'architetto Ambrosini all'interno della commissione edilizia. Voglio ricordare che la commissione edilizia è una commissione che consultiva, non vincolante, non percepiscono indennità, a costo zero, e quindi è un supporto agli uffici tecnici comunali, e credo che non ci sia questo conflitto. Quindi, riassumendo, giusto che c'è anche una competenza specifica da parte mia, la commissione edilizia potrebbe esserci, ma potrebbe anche non esserci. Sì. Alla fine il provvedimento viene adottato dal responsabile dell'ufficio tecnico. Ovvio. È consultiva, non vincolante. È a costo zero soprattutto. Io qua sul tavolo c'avevo anche un'altra domanda che riguarda lo smaltimento delle acque nere, fognature. Però il tempo è tiranno, abbiamo dato un po' di spazio alla presentazione del programma, il dottore ha preso un pochettino di tempo per dire le attività in corso e prossime dell'amministrazione. Questa è una domanda che faremo alla prossima puntata, sarà la prima domanda, anzi io ne approfitto anche per passarla, in modo che ci sarà modo al
all'amministrazione di poter rispondere con dati o con documenti certi. Con dati certi. Vabbè. Quindi sarà fognatura. Noi approfittiamo di questa pausa che ci siamo presi non avendo fatto la seconda domanda per richiedere, visto che si sono ormai sono sopraggiunte le vacanze, se l'amministrazione vuole augurare ai nostri cittadini le buone vacanze, un saluto per poi rivederci a settembre. A settembre ci saranno le altre puntate, sarete informati tramite i soliti mezzi, quindi Facebook, mail di chi si è iscritto, eccetera. Sarete informati quando ci sarà la prossima puntata, sicuramente settembre. Prego, dottore. Con orgoglio possiamo dire che Saviano è un cantiere aperto e noi auguriamo a tutti una serena estate. Lo faccio con la speranza che le festività estive possano alimentare l'amore per la nostra comunità, perché una comunità coesa che partecipa, diciamo, è un regalo più bello che l'amministrazione possa desiderare. Buona estate. E su queste parole chiude il numero zero della rubrica Il Quesito. Ringraziamo il vice sindaco per la gentile presenza. Vi ricordo che su ilquesito@virgilibero.it potete porre tutte le domande che noi di volta in volta presenteremo. A settembre ci sarà la puntata numero 1 di questa rubrica. Vi auguro buon'estate a tutti.